Ma che brutta notizia, cari amici, ma che brutta notizia! Il Fatto Quotidiano parla del figliuolo, il figliuolo di Ignazio La Russa, Ignazio La Russa è il figliuolo di Ignazio La Russa, il quale Ignazio La Russa è presidente del Senato della Repubblica. Dio, che brutta notizia! Io questa brutta notizia ve la metto come linea di riassunto di questo video. Il figlio più piccolo di Ignazio La Russa, denunciato per violenza sessuale da una 22enne, indaga la procura di Milano. L'articolata è molto molto lunga, e si dice che l'inchiesta è affidata alla PM Rosaria Stagnaro ed è coordinata dalla giunta Letizia Mannella. Due donne magistrato dovranno verificare la situazione. Ah, Ignazio La Russa, quanto mi dispiace, caro. Qua, senti, Ignazio La Russa, io spero tanto che tuo figlio venga assolto. Nel frattempo, Ignazio La Russa, fammi pervenire il tuo preciso recapito postale. Ed io, Serafino Massoni, che sono tanto buono, ti farò pervenire a mie spese, ti farò pervenire una copia a tua scelta delle mie opere, va bene, Ignazio La Russa, così la potrai dare al tuo figliuolo e la potrà leggere intanto che la magistratura fa luce sulla questione. Ok, Ignazio La Russa. A te, Ignazio La Russa, e a tutti voi tanti cari saluti dalle opere di Serafino Masoni.